Gorgonzola Novala ribalta il match di gara 1, perde il primo set contro lo Joe Modena e poi va a vincere 3-1, una bella partita, il match di gara 1 tra l'altro il più equilibrato delle altre partite, perché Piacenza va a vincere contro Urbino e nella giornata precedente Conegliano batte la Pomica Salmaggiore e la Foppa Pedetti perde in casa con Busto. Grande vittoria da parte di Novara, una grande prestazione, 12 muri, 2 ace, grande prestazione della capitana Valeria Rosso. Siete riusciti a cambiare la partita contro lo Joe? Sì, siamo contente soprattutto perché durante tutta la stagione sembrava insomma una maledizione, se perdevamo il primo set non riuscivamo mai a ribaltare, quindi per la prima volta. Una scelta importante da parte di Luciano Pedullà che cambia dopo il primo set, rivede alcune situazioni, riesce ad alzare il muro e cambia, come ho detto, la partita. Sì, effettivamente molto brave le ragazze che sono entrate, Amuro, Lena e anche Maya in corso d'opera, sono state molto brave, siamo state lucide e devo dire grande merito a noi per la prestazione Amuro, che di solito è un po' un nostro problema, invece stasera molto buona. Il sogno dunque continua, perché dopo un quarto posto in regular season vincete il match di gara 1 e adesso andate a giocare la qualificazione alle semifinali già dalla prossima partita sabato. Sì, vogliamo basso perché non vogliamo creare facile entusiasmo, nel senso bellissimo, adesso festeggiamo, però domani mattina già si pensa alla prossima partita, perché se veramente vogliamo andare lontano non dobbiamo sottovalutare assolutamente Modena, che è una squadra forte, ha delle giocatrici forti, quindi per noi il sogno continua e speriamo che sia lungo. E dunque lo Sporting Palace di Novara, una bella vittoria per la squadra di Luciano Pedullà, vince 3-1, batte la Lugio e si presenta favorita al match di gara 2 verso le semifinali.